con un meraviglioso applauso coloro che anche ieri sera durante il sbaglio dei pigianti hanno dato vita alla loro maestria, i musici e smantellatori del Rio di Lama della città di Oria. Ha girato per le vie di questa meravigliosa città, abbiamo il passaggio di queste meravigliose donzelle, dovrete uscire tutte da quella parte perché a breve solo il duca, la duchessa e i nobili prenderanno posizione di questo palcoscenico e cominceremo a dare il via alla ultima serata di festa. Ricordiamo che il palio dei pittaggi ieri sera, dopo una durissima competizione, dopo una durissima gara, è stato vinto dal rione Picaggio Sant'Angelo. Abbiamo qui i rappresentanti della compagnia Stratos che vedremo anche all'opera tra poco. Messeri, Madonne, un forte applauso al duca e alla sua nobildonna! Girolamo II Acquavivo d'Aragona, la dama di corte che li accompagna a seguito e questi valorosi cavalieri scortati dai falconieri e i loro meravigliosi rapaci. Il passaggio sarà da questa parte perché presto inizierà la serata terza di festa, il duca e la duchessa sono pronti ad accomodarsi. Ma ancora rullo di tamburi, ancora chiarine in lontananza e sono, presto li conosceremo, sono i musici e sbandieratori della città di Carovigno. Cavalieri e tutta la partecipazione del popolo che ha girato, pagato per le strade di questa fantastica città nel corteo storico organizzato come sempre dagli amici del Museo di Porta Falsa che si prodiga per ogni manifestazione di
tamponiere ha preso il suo posto, quindi serve poco perché tanto siete 3+1, non importa avere ampio raggio d'azione. Messeri, madonne, abbiamo anche, visto che poco campo, la parte di fuoco. Un applauso anche alla partecipazione della Proloco di Sava e ai suoi figuranti. Ripeto, per chi fosse arrivato solo ora, siamo giunti alla 14ª edizione di questa rievocazione storica, di questa cavalcata storica, e ieri si è concluso il Palio dei Pittaggi che ha visto vincitore il Pittaggio Sant'Angelo di tutti voi. E allora, Messeri, madonne, voglio sentire le mani!